Roberto Saviano attacca duramente Matteo Renzi sulla questione dei migranti. Sapete, no, che è successo un bordello sulla frase di Matteo Renzi, quando Matteo Renzi ha detto aiutiamoli a casa loro. Ma io francamente non so che cosa c'è di male in questa frase di Matteo Renzi, aiutiamoli a casa loro. Mi pare che sia una cosa giusta, e aiutiamo quelli del terzo mondo, aiutiamoli a casa loro, cioè diamogli dei soldi perché stiano meglio. Non so cosa ci sia di strano, è solo che Roberto Saviano ha rovesciato tutto, assieme a gran parte della stampa. E Roberto Saviano ha rimproverato Matteo Renzi dicendo che sotto il governo di Matteo Renzi sono aumentate le vendite di armi a loro, sono aumentate le vendite di armi. E così li aiutiamo noi, così li aiutiamo vendendo le armi. Ma di certo Matteo Renzi non voleva dire questo, vero Roberto Saviano? Matteo Renzi non voleva dire che noi, gli africani li dobbiamo aiutare vendendo loro le armi. Lui voleva dire aiutiamo gli africani e portando loro dei soldi, in maniera che migliorino le loro condizioni di vita e non abbiano bisogno di migrare. Ma a me questa requisitoria di Roberto Saviano, la trovo sul Fatto Quotidiano odierno. Ma io ho già scritto tante volte al Fatto Quotidiano e a Marco Travaglio. Ma perché Fatto Quotidiano, perché Marco Travaglio date tutta questa ospitalità al pregiato Roberto Saviano, che però ha copiato? E Roberto Saviano, per via delle sue opere, per via di Gomorra, eccetera, è stato condannato in tutti e tre i gradi di giudizio, primo grado, secondo grado, Suprema Corte di Cassazione, ha copiato. E allora uno che copia non dovrebbe avere tutto questo spazio giornalistico, perché se no i lettori del Fatto Quotidiano potrebbero pensare che il Fatto Quotidiano gli vuole bene a quelli che copiano. Caro Fatto Quotidiano, tu hai attaccato duramente Marianna Madia perché hai detto che ha copiato una certa tesi, ha copiato. E perché tu, Fatto Quotidiano, non ci ritorni sulla questione di Roberto Saviano, che è stato, cioè, mentre Marianna Madia ancora non è stata condannata da nessuno, Marianna Madia, Roberto Saviano gli è stato condannato dalla magistratura italiana in tutti e tre i gradi di giudizio. Io parlo per il tuo bene, Fatto Quotidiano, io parlo per il tuo bene, Marco Travaglio. Sai, è vero che hai scritto articoli in prima pagina contro Marianna Madia dicendo che, sostenendo magari giustamente, che Marianna Madia ha copiato una certa tesi di laurea, una certa tesi post laurea. Che facciamo? Che facciamo? Facciamo figli e figliastri? E Roberto Saviano dove lo metti? Tu, Fatto Quotidiano, dove lo metti Roberto Saviano, che è stato condannato dalla magistratura italiana in tutti e tre i gradi di giudizio? Tu, Fatto Quotidiano, tu, Marco Travaglio, gli volete bene voi alla magistratura italiana, vero? Perché non lo ricordate i vostri lettori che Roberto Saviano ha copiato, è stato condannato in tutti e tre i gradi di giudizio e quindi non dovrebbe avere voce in capitolo? È perché se voi gli date tutto questo spazio a Roberto Saviano, al quale Roberto Saviano, io gli voglio bene, però ha copiato, se voi gli date tutto questo spazio, i vostri lettori possono pensare che voi volete bene a quelli che copiano,
E allora i vostri lettori si chiedono, ma perché? Ma perché il Fatto Quotidiano ospita Roberto Saviano che ha copiato e poi se la prende con Mariana Madia, che ancora non è stata condannata da nessuno, invece Roberto Saviano è stato condannato in 3 gradi di giudizio. Dai, Fatto Quotidiano, dai Marco Travaglio al posto di Roberto Saviano, prendete gli articoli di Serafino Massoni. Prendete gli articoli di Serafino Massoni, perché Serafino Massoni non è stato mai condannato dalla magistratura italiana per aver copiato. Anzi, nessuno ha mai detto a Serafino Massoni, tu Serafino Massoni hai copiato. Io l'ho detto a tante persone, che tu hai copiato. Proprio c'è un mio video intitolato, un mio video di 10 anni fa, Corrado Augias, non copiare. Sì, c'è un mio video di 10 anni fa, intitolato Corrado Augias, non copiare. Poi io ho dedicato 3 video al grande cattedratico Umberto Galimberti, grande cattedratico, pure lui condannato dalla magistratura italiana per aver copiato. E adesso c'è pure Roberto Saviano. Dai, Fatto Quotidiano, rimuovi Roberto Saviano e al posto di Roberto Saviano mettici Serafino Massoni che non ha mai copiato, capito? Fatto Quotidiano. Capito, Marco Travaglio, se no entrate in contraddizione con voi stessi, capito? vabbè, cari amici, perché diceva Gesù, chi ha orecchie per intendere intenda, chi ha orecchie per intendere intenda. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni, che è filosofo stoico, ma anche cinico, ok.